Un buongiorno a tutti da Che ti arredi alla voce di Rovigo, Rovigo in diretta. Siamo con Cristina Cioffi, titolare della pizzeria Le Due Torri, una pizzeria che è qui da 43 anni. Cristina, ormai a Rovigo si sa, ha ceduto la sua pizzeria. Perché dopo 43 anni, Cristina? Perché sono arrivata dove volevo arrivare. Punto. Eri un po' stanca. Stanca, sì, era un po' di anni che pensavo. Dopo la pandemia c'è stato questo ragionamento. Però ti pesa, cioè lasciare la pizzeria ti pesa, lasciare i tuoi clienti, sono molto affezionati, Rovigo. Moltissimo mi pesa, però nella vita secondo me bisogna dare un punto. Hai fatto quello che dovevi fare senza rimorsi, senza... Io ho accontentato penso 3 generazioni di Rovigo, quindi va bene così. Mi dicevi che infatti 3 generazioni di Rovigo, tu hai conosciuto ragazzi che erano bambini, poi sono diventati... Sono venuti con i genitori, poi sono cresciuti, si sono fidanzati, si sono sposati e hanno portato anche i loro bambini qua. Hai qualche storia, qualche aneddoto da raccontare in questi 43 anni? Sarebbero tante, quindi non vorrei fare torto a qualche grande amico. Io ho avuto clienti storici che vengono da 40 anni, quindi un ringraziamento veramente a tutta Rovigo e a tutti i miei clienti che hanno supportato, insomma, il mio stare qua a Rovigo e, diciamo, ci ha fatto gambà Rovigo e noi l'abbiamo fatti mangiare una buona pizza. La pizza rimarrà, ecco, la pizzeria non chiude. No, la pizza continuerà con lo stesso staff che era con me. Mi sono assicurata che rimanesse tutto lo staff e i nuovi gestori. Era una delle prime postille che hanno voluto mettere nel, diciamo, nel contratto, ecco. Perché per te sono una famiglia. Ti chiedo una cosa, tu hai visto 43 anni di storia e Rovigo che è cambiata in 43 anni, è cambiata moltissimo. Ti chiedo come è cambiata e che cosa chiederesti al nuovo assessore, visto che c'è un nuovo assessore a Rovigo? Domanda difficile. Sì, è cambiata dopo la pandemia, è cambiata. E anche la gente è cambiata, purtroppo ci ha segnato questa cosa e non saprei. Dell'innovazione sicuramente qua a Rovigo ha bisogno secondo me di più cose per i giovani, più sì, ha bisogno di essere rinfrescata. Ma tu hai la Palazzo Angeli qui di fronte, i giovani vengono? Vediamo pochi, noi speravamo in qualcosa di più, c'è poca presenza. Col discorso di lavorare da casa, anche i ragazzi studiano da casa e qui la vedo poco frequentata, quello sì. Bene, grazie Cristina, ci vedremo comunque in piazza perché ha detto che si prende un anno sabbatico, ecco, probabilmente la rivedremo tra i tavoli. Certo.